Carissimi, è appena iniziato il nuovo anno scolastico e voglio augurarvi ogni bene. Scrivendo questa lettera aperta e rivolgendomi a ciascuno di voi singolarmente. La scuola ti dia i frutti, che non è soltanto il luogo in cui si imparano nozioni. È una sorta di laboratorio della società per comprendere che la vita stessa è già una scuola, una lunga scala alternata da tappe e da continue attese. Ti auguro che tu mantenga la capacità di emozionarti e che abbia sempre la curiosità e la voglia di imparare, perché solo in questo modo si sconfigge l'ignoranza e la tua mente si mantiene giovane. La vita non è quell'incantevole fiaba che ti hanno inculcato sin da bambino. Cerca di contribuire creando un'atmosfera positiva in classe, per il tempo che sarai studente e successivamente nel tuo ambiente di lavoro, perché ti aiuterà ad essere più proficuo, costruendo nel tuo piccolo la pace. Non dare retta ai pettegolezzi e non accettare le provocazioni che potrai subire. Se qualcuno accende il fuoco, bisogna spegnerlo, piuttosto che alimentarlo, altrimenti si innesca un incendio. Prefiggiti degli obiettivi e soprattutto abbi fiducia in te stesso. Stai lontano dalle persone che ti vogliono demolire, ma accetta con umiltà le critiche o ammonimenti, se con garbo e soprattutto da chi è più competente di te e se è finalizzato per il tuo miglioramento. Sii tu il primo ad usare gentilezza, perché soltanto il rispetto ti permetterà di essere apprezzato e avvicinato dagli altri. Vivrai svariate esperienze e ti aiuteranno a crescere, ma cerca di trarne insegnamento. Incontrerai molte persone, educatori, compagni, colleghi, veri amici, e conoscerai l'amore. Incontrerai adulatori che ti vorranno comprare. Avrai a che fare con persone che tenteranno di abbagliarti con la propria cultura, il loro potere, il denaro o la loquacità. Marido è il loro cuore. Guardati da loro. Incontrerai tante maschere in giro, ovunque tu vada, e purtroppo pochi volti veri. Ma non dimenticare che le belle persone, soprattutto quelle autentiche, esistono e quando le conoscerai, le custodirai nel tuo cuore. La loro vicinanza è preziosa. Sii paziente e cerca di essere tu il primo ad essere impeccabile in senso morale. Sarai comunque invidiato anche dell'aria che respiri, ma allontana chi ti invidia. Impara a desiderare il dono del discernimento per poter distinguere il bene dal male e capire chi hai davanti. Cerca di focalizzare soltanto i buoni propositi, prendendo in considerazione i modelli positivi e allontana piuttosto quelli negativi e i falsi idoli, perché cercheranno di soggiogarti con le loro idee contorte, procurandoti sofferenza. Tutto il resto è vanità. Non farti abbagliare dalle idee politiche o dal credo religioso, perché spesso è soltanto una luccicante parvenza che sfoggiano per raggiungere i loro scopi. Non farti condizionare dal colore della pelle, dal sesso o dalla cultura, perché l'apparenza inganna. Allontana i superbi, chi è arrogante, e ogni tipo di fanatismo, di violenza. La vita è come una giungla in cui tanti lupi e tante volpi hanno costruito mille trappole per poterti sfruttare e danneggiare. Abbi un certo orgoglio, ma non troppo, perché diventerebbe un'arma a doppio taglio. Abbi l'umiltà di chiedere perdono quando sbagli, ma non perseverare negli errori, altrimenti ti condanni. Guardati da chi predica bene e razzola male, ma prendi per buone soltanto le sue azioni, che valgono più di mille discorsi affascinanti. Sii cauto nel dare giudizi. Diffida da chi ragiona per schemi e non usa la propria testa per pensare, utilizzando soltanto frasi fatte. Questi illusi individui sono i più propensi ad essere adescati in qualche setta, usando nello stesso tempo lo stesso meccanismo con te,
per poter trascinarti nella loro tana oscura. Non cercare di imitare certe mode nocive solo perché considerate all'avanguardia. Abbi il coraggio di distinguerti dalla massa e di andare controcorrente. Ascolta la bella musica, coltiva il buon gusto e l'arte, perché ti aiuterà a superare la fatica e ad affinare il tuo spirito. Ti sentirai libero, è come il respiro dell'anima. Concediti del tempo per te stesso, soprattutto dedicalo a tutto ciò che ti gratifica. Coltiva i tuoi talenti, perché sarebbe un vero peccato non realizzarti, e credi in ciò che tu potenzialmente sei. Non sprecare il tuo tempo davanti ad uno schermo, dietro un mondo virtuale che annichilisce il tuo cervello, annientando la tua creatività. E rifuggi da qualunque tipo di droga o dipendenza. In verità, chi sfugge alla realtà è un perdente, facendo inconsapevolmente il gioco dei potenti, che vorrebbero fare degli esseri umani delle marionette. Non reprimere i tuoi desideri e non smettere mai di sognare, perché soltanto i sogni ti permettono di volare. Non nutrire odio e non portare rancore nei confronti di chi che sia, ma cerca di stare lontano dal male e dalle persone negative che vogliono rubare tutta la tua energia. Proteggi i più deboli. Aiuta il tuo prossimo, ma solo chi ti chiede di farlo, perché rischi di essere frainteso. Esprimi un tuo parere, ma solo se sei interpellato, altrimenti potresti infastidire. Frena la tua lingua, perché può recare danno, ma non permettere che ti sottomettano. Domina i tuoi istinti, perché non sei una bestia. Se ti senti superiore all'animale, dimostralo. Non perdere di vista i veri valori e non accettare compromessi. Non mettere il denaro al primo posto, ma prima le persone. Soltanto in questo modo non perderai mai la tua dignità. Che ti importa se tanti l'hanno già perduta? Non essere schiavo dei soldi, ma sono i soldi che devono servirti. Non vivere per il lavoro, ma lavora per vivere. Cerca di contare solo sulle tue forze e non essere subordinato mai a nessuno. Non dipendere dalle brutte abitudini o da vizi. Sii tu il padrone della tua vita. Allontana la volgarità, lo squallore e la desolazione. Controlla ogni tuo gesto, azione, intenzione e soprattutto investi sull'amore, perché sappi che soltanto amando ogni cosa acquista un sapore diverso. Tutto passa, gli anni si inseguono sempre più velocemente, divorando e trasformando ogni cosa, ma l'amore resta. Emergerà la tua spiritualità. Quando il sipario si chiuderà, resterà la tua essenza. Molto ancora dovrai imparare, ti farai mille domande e non avrai tutte le risposte che cercavi, perché la vita è un mistero. Prenderai tante batoste, sarai deluso dalle persone a cui davi fiducia e quelle più care ti faranno maggiormente soffrire. Preparati ad affrontare e superare gli ostacoli, le scommesse e le battaglie della vita, perché sei un combattente e non dovrai mai arrenderti. Se riesci però ad attuare tutto ciò, sarai degno di essere considerato un vero essere umano, un grande uomo o una grande donna.